Benvenute e benvenuti a Pillole di Clima, una serie di interviste con esperti ed esperte di temi legati ai cambiamenti climatici e a cui porremo le domande che i membri dell'Assemblea hanno chiesto durante gli incontri dell'Assemblea Cittadina per il Clima di Bologna. Oggi siamo qui con Giovanni Semprini, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna. Attualmente Giovanni Semprini svolge attività di ricerca nei settori delle prestazioni energetiche degli edifici, della qualità ambientale indoor, dell'ottimizzazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria negli edifici e dell'integrazione delle fonti rinnovabili. Ringraziamo il professor Semprini per la sua disponibilità e insieme a lui approfondiamo oggi il tema della mitigazione e dell'adattamento negli edifici. La prima domanda emersa dall'Assemblea riguarda il tema della sostenibilità degli edifici, ossia quali strategie si possono applicare in un edificio per contrastare i cambiamenti climatici? Una macro domanda. Prego. Grazie Noemi, grazie dell'introduzione. Il tema è ovviamente molto complesso e quindi è difficile in pochissimi minuti parlare in modo globale del problema. Diciamo in termini generali che quando si parla di interventi sugli edifici dobbiamo pensare sia a interventi di tipo passivo, quindi principalmente sull'involucro, pareti, finestre e quant'altro, sia in termini di interventi di tipo attivo, quindi intervenire sulla parte impiantistica. Oltre a questo, c'è un altro aspetto fondamentale che a volte ci dimentichiamo, che è quello che riguarda il controllo del sistema edificio impianto. Il controllo non solo in funzione di sistemi di termoregolazione automatica, eccetera, ma anche di come l'utente, di come il cittadino riesce col suo comportamento a ridurre i consumi energetici. Quindi questo è un aspetto molto importante e sempre di più l'utente avrà un ruolo fondamentale nella gestione degli impianti. Occorre quindi conoscere in modo dettagliato quali sono i punti critici dell'edificio, quelli che sono maggiormente responsabili dei consumi energetici. Per far questo occorre fare un'analisi energetica, bisogna partire ovviamente dalla conoscenza della classe energetica dell'edificio, ma forse ancora più importante può essere la conoscenza dei reali consumi energetici dell'edificio, cioè partire da quello che viene chiamata diagnosi energetica, che si basa sul monitoraggio continuo, che può essere monitoraggio su base mensile, su base anche stagionale a volte, che ci consente di capire quali sono i servizi più energivori dentro l'edificio. Non sempre è il riscaldamento la maggiore fonte di consumo energetico, ma oggi sempre di più è il raffrescamento estivo e anche il consumo dell'acqua calda sanitaria. Perfetto, molto importante questo inquadramento generale. Passiamo alla seconda domanda relativa alla produzione di energia rinnovabile per alimentare l'edificio. L'Assemblea chiede perché è importante produrre energia rinnovabile ne negli edifici. Allora, possiamo partire da lontano, cioè partiamo dal concetto che conosciamo le condizioni, il problema del riscaldamento globale, del problema delle risorse energetiche, il problema mondiale, e la comunità europea ha focalizzato su due aspetti, no? In tutta la sua evoluzione delle direttive europee, uno sulla riduzione dei consumi energetici, l'altro aspetto è quello di incrementare sempre di più la produzione da fonti rinnovabili, sia per essere autonomi dal punto di vista della produzione, ma anche per essere più sostenibili dal punto di vista ambientale. Quindi sempre di più noi dobbiamo cercare di produrre energia da fonti rinnovabili. Per raggiungere gli obiettivi europei, l'Italia in particolare, nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, prevede entro il 2030 di raggiungere il 32% di produzione da fonti rinnovabili. In tal senso, a livello nazionale ci si sta adoperando, no, per aumentare la produzione sia da fotovoltaico ma anche da eolico e da altre fonti di tipo rinnovabile. Ma dobbiamo lavorare molto anche su piccola scala, cioè a scala di edificio o a scala di distretto. Questo diventa, per cui diventa importante cominciare ad incrementare la produzione a livello locale. E su questo aspetto dobbiamo citare che a livello nazionale si è recepito quello che era la direttiva europea RED sulle fonti rinnovabili, la direttiva RED 2, è recepita nel decreto milleproroghe del 2019, quello sulla introduzione delle comunità energetiche rinnovabili. Questo è un passo molto importante, perché consentirà di creare delle associazioni tra cittadini, tra pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese che si attivano nel produrre e nel consumare energia da fonti rinnovabili. Il GSE ha attivato, pubblicato le regole tecniche per l'accesso a questi servizi e quindi diventerà fondamentale nei prossimi anni sviluppare il più possibile questo tipo di comunità energetiche. E il concetto è
È molto semplice alla base, al di là di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, e dal punto di vista tecnico è quello di cercare di produrre il più possibile da fonti rinnovabili, in particolare da fotovoltaico, soprattutto nella nostra regione, e di gestire e di utilizzare questa energia in modo tale che possa essere consumata direttamente dagli utenti e della comunità energetica. Il massimo beneficio anche in termini economici si ha proprio nella massimizzazione tra produzione da rinnovabili e autoconsumo all'interno della comunità energetica. Tanto per fare un esempio, vuol dire che se la massima produzione di rinnovabili ce l'abbiamo durante le ore diurne per la presenza del sole, è chiaro che proprio in queste fasce orarie noi dovremmo avere i maggiori consumi energetici. Quindi vorrà dire anche cambiare un po' le nostre abitudini e quindi utilizzare lavatrici e lavastoviglie proprio nei periodi diurni in cui abbiamo massima produzione di energia. Quindi sia negli edifici esistenti, soprattutto in quelli nuovi, oggi dobbiamo cercare di installare, prevedere l'installazione di sistemi fotovoltaici che dovranno essere integrati nell'edificio, in modo tale anche da poter essere inseriti dal punto di vista della sostenibilità ambientale all'interno dell'edificio, pensando non solo a fotovoltaico installato in copertura, ma anche a altre possibili installazioni, ad esempio in facciata. Già se ne vedono oggi installazioni in facciata con sistemi che hanno fortunatamente oggi efficienze aumentate anche per radiazione solare di tipo diffuso. Quali interventi si possono fare in un edificio per riqualificarlo energeticamente? Più precisamente, i membri dell'Assemblea hanno chiesto approfondimenti su alcuni interventi, come possono essere il capotto termico, i tetti e le pareti verdi, la sostituzione degli infissi e la bioedilizia. Sì, grazie della domanda che può essere semplice perché molti ne sono a conoscenza, molti oggi hanno sfruttato il 110 o comunque hanno fatto interventi di ristrutturazione proprio intervenendo sugli infissi e sull'involucro edilizio tramite cappotto. Direi, entrando proprio nel merito del cappotto, sicuramente è una delle soluzioni più efficaci per ridurre la dispersione termica dell'edificio. Oltre anche un altro aspetto importante, magari poco sottolineato, che è quello di eliminare i cosiddetti ponti termici, quindi quei punti d'edificio dove è più facile la formazione di condensa. E quindi il cappotto esterno, meglio di quello interno, assolve a questo problema. È chiaro che anche nelle domande dell'Assemblea sono venute fuori tante domande, l'efficacia del sistema è a seguito dei cambiamenti climatici, cioè stiamo assistendo sempre di più ad un aumento delle temperature esterne e quindi il cappotto è sì fondamentale in inverno, ma cosa succede poi in estate? Beh, in estate chiaramente può essere un piccolo problema il cappotto in quanto impedisce al calore che si accumula all'interno a causa dell'irraggiamento solare durante il giorno di fuoriuscire verso l'esterno. Ma questo si può ovviare tranquillamente tramite un'opportuna ventilazione, soprattutto nelle ore notturne, ventilazione di tipo naturale o meccanica. Un altro problema occorre prestare attenzione, soprattutto nella scelta del materiale isolante, è il fatto che il cappotto può, anzi, sicuramente riduce la traspirabilità della parete, riduce la trasmissione al vapore. E di fatto questo può aumentare il contenuto di umidità dentro gli ambienti. Di conseguenza, per ovviare al problema dell'aumento dell'umidità, quindi della mancanza di traspirabilità, occorre aumentare la ventilazione. Questo ovviamente si può ovviare tramite ventilazione, aumentando la ventilazione, apertura delle finestre, ma ancora meglio tramite della ventilazione meccanica. Ricordiamo, puntualizzo un attimo il concetto della ventilazione, dell'importanza della ventilazione, in quanto in edifici sempre più coibentati e con infissi che hanno una tenuta elevatissima anche per proteggere dal rumore, diventa fondamentale garantire la qualità dell'aria indoor tramite continui ricambi d'aria con ventilazione meccanica. Altre soluzioni. L'infisso, secondo me, diventa un punto fondamentale per quanto riguarda le prestazioni invernali ed estive. Quindi, un infisso deve avere capacità di isolare bene durante l'inverno, ma anche di proteggere dall'irraggiamento solare estivo. E quindi, bisogna lavorare su due parametri che sono la trasmittanza termica, che guardando nelle schede tecniche, quel parametro che ci quantifica un po' l'isolamento termico dovuto a differenze di temperature e la capacità, il fattore solare del vetro, che è quello che ci fa capire quanta energia solare passa attraverso il vetro stesso. E questo è un parametro fondamentale durante l'estate. Bisogna bilanciare questi due parametri proprio per ottimizzare le performance del vetro durante l'intero periodo annuale.
Ovviamente abbiamo poi possibilità di intervenire anche con degli schermi per ridurre appunto d'estate l'irraggiamento. Oltre a questi sistemi, ne abbiamo altri, ce ne sono tantissimi, anzi bisognerebbe cercare di scegliere la soluzione che sia più adatta per l'edificio, che sia sostenibile dal punto di vista dell'utilizzo dei materiali, del ciclo di vita dei materiali. Per cui oggi abbiamo materiali naturali, abbiamo soluzioni tecnologiche, ad esempio, che sfruttano il verde, quindi tetto verde, ma anche a parete, quindi pareti verdi, e quindi sfruttano la capacità del terreno di assorbire calore, ma anche la capacità del verde, che ha un duplice effetto, quindi di assorbire calore, ma non trasmetterlo all'interno dell'edificio, e di limitare la riflessione verso l'esterno, quindi riducendo anche quello che è l'effetto isola di calore. L'isola di calore che appunto sta aumentando sempre di più per effetto degli impianti che noi andiamo a utilizzare, quindi che rimettono calore verso l'esterno, ma anche dell'effetto della riflessione delle pareti verso l'esterno. Quindi cappotti, interventi sugli infissi, pareti verdi, materiali innovativi a basso spessore. Quindi oggi abbiamo nanotecnologie che ci consentono di avere ottimi isolamenti termici con spessori molto ridotti. Il limite è ancora il costo, che è molto elevato di questi sistemi, ma sicuramente in alcuni casi possono, diciamo, risolvere il problema quando non abbiamo, spazio adeguato. Oltre a questi, possiamo pensare anche a, vetrate, di tipo innovativo, quindi vetri elettrocromici che si adattano alle condizioni climatiche esterne. Possiamo pensare a materiali che utilizzano cosiddetti PCM, cioè materiali a cambiamento di fase, quindi sono materiali che hanno la capacità di assorbire il calore ma non trasferirlo all'interno in quanto cambiano di fase, cioè passano da solido a liquido. E quindi questi nuovi materiali utilizzati molto a livello sperimentale, poco a livello pratico, in quanto i costi anche qui sono abbastanza elevati, possono consentire di ottimizzare al meglio le prestazioni passive dell'edificio. Grazie mille Giovanni per questi dettagli sul funzionamento e sulle prestazioni di queste soluzioni tecniche. Dirigendoci verso la fine, la prossima domanda riguarda la riqualificazione energetica in zone della città con vincoli paesaggistici. Ed i membri dell'Assemblea chiedono: è possibile fare interventi di riqualificazione energetica e di produzione di energia rinnovabile in zone di Bologna con vincoli storico-paesaggistici? Non esiste mai una risposta sicura, dobbiamo sempre analizzare caso per caso, ovviamente. E sicuramente è difficile raggiungere prestazioni elevate dal punto di vista energetico come in altri contesti dove possiamo liberamente fare cappotti esterni, installare fotovoltaico e quant'altro. Quindi sappiamo che edifici storici nei centri, soprattutto Bologna, che ha delle caratteristiche particolari, è molto difficile attuare delle soluzioni tecnologiche di un certo tipo. Però dobbiamo pensare al fatto che questi edifici molto spesso hanno degli spessori molto elevati, quindi dal punto di vista del comportamento estivo hanno delle buone performance e sono carenti dal punto di vista impiantistico perché ancora utilizzano impianti obsoleti. Parliamo di impianti che raggiungono 70, 60, 70 anni e quindi dovrebbero essere completamente rivisti. Le soluzioni possono essere l'isolamento dall'interno, ove possibile, con i limiti che sappiamo di isolamento e di mancanza di correzione dei ponti termici, che può essere un punto negativo. C'è un vantaggio l'isolamento interno, soprattutto per quegli edifici che hanno un utilizzo di tipo ufficio. L'isolamento all'interno non consente di utilizzare la massa della muratura, perché l'isolante è all'interno, e quindi diventa più veloce l'effetto di riscaldamento, quindi possiamo portare a temperatura più velocemente gli ambienti interni. Edifici che hanno una volumetria molto grande, altezze molto elevate, questo fa sì che il consumo di energia utilizzando sistemi convettivi tipo radiatore e fancolli sia molto elevato. Bisognerebbe cercare di passare da sistemi a pompa di calore e pianti radianti. Questo consentirebbe sicuramente di ridurre fortemente i consumi, limitando il riscaldamento solo alla zona effettivamente occupata dagli utenti e non andando a riscaldare le parti alte dell'edificio. Quindi cappotti interni, intervenire sugli infissi dove è possibile,
Non sempre, anche qui, in fisso è possibile intervenire con soluzioni standard, ma però possiamo cambiare la vetratura mantenendo il telaio esistente e gli impianti, quindi cercare di migliorare l'efficienza degli impianti, quindi cambiando terminali, cambiando generatori. E poi dopo entreremo sulla parte impiantistica, immagino, perché diventa, soprattutto negli edifici storici, probabilmente il cuore su cui intervenire, visto che sull'edificio, sull'involucro, diventa complicato fare interventi importanti, si possono ottenere importanti miglioramenti proprio cambiando o facendo modifiche sulla parte impiantistica. Grazie mille, professor Semprini. Ha appena accennato il tema degli impianti negli edifici, che ci introduce proprio all'ultima domanda dell'Assemblea cittadina, che le chiede quali interventi impiantistici si possono fare per ridurre il consumo energetico degli edifici. Esatto, e io dico subito che è importante intervenire sull'impianto oltre che sull'involucro. No, si dice sempre che non possiamo intervenire sull'impianto se non interveniamo sull'involucro. Verissimo, però nel momento in cui noi interveniamo sull'involucro e in questo modo riduciamo fortemente i carichi termici, dobbiamo a maggior ragione cambiare o modificare l'impianto esistente, semplicemente anche sulla regolazione, quindi andando a gestire in modo opportuno le temperature dell'acqua e in questo modo passare dai cosiddetti impianti con generatori a gas, classiche caldaie, a pompe di calore. Direi che diventa forse quasi obbligatorio pensare alle pompe di calore oggi proprio perché hanno un'efficienza elevatissima. Pensiamo che con 1 kWh di energia elettrica produciamo 3 kWh di energia termica, quindi il vantaggio enorme. Vantaggio che si va a incrementare col fatto che queste pompe di calore, sfruttando energia elettrica, possono utilizzare direttamente l'energia rinnovabile del fotovoltaico. Quindi, trasformando l'impianto con la pompa di calore, noi possiamo diventare, l'edificio diventa energia quasi zero, diciamo così. È chiaro che la pompa di calore ha dei limiti intrinseci, che sono quelli del fatto che le temperature di produzione non possono essere elevatissime, quindi dobbiamo ragionare con terminali che lavorano a temperatura più bassa, ma questo non è un problema, se abbiamo anche radiatori vecchi possiamo utilizzarli gli stessi con temperature più basse. C'è un problema di rumore, la pompa di calore ha uno dei suoi problemi, soprattutto quando parliamo di macchine molto grandi e installate in contesti anche di centri storici, dove è difficile trovare il collocamento, può creare problemi di rumore. Qui il progettista deve lavorare bene assieme al tecnico acustico per trovare la soluzione adatta, ma le soluzioni, diciamo, ci sono. Quindi, al di là di problemi tecnici, dobbiamo puntare sulla soluzione delle pompe di calore, che possono poi lavorare anche in modalità estiva, in modalità di raffrescamento, le stesse macchine. La stessa macchina oggi funziona in modo reversibile sia per produrre acqua calda che per produrre acqua fredda. Se parliamo di impianto idronico, se parliamo di impianto ad aria, può produrre aria calda o aria fredda allo stesso momento. E quindi con la stessa macchina noi asserviamo due servizi diversi, che è quello del riscaldamento e del raffrescamento. Quindi anche con costi di gestione che sono inferiori rispetto ad avere due impianti di tipo diverso. Non dimentichiamoci, infine, il controllo, la termoregolazione, cioè gestire in modo appropriato le temperature, i periodi di accensione, diventa fondamentale per ridurre i consumi. Già le nuove, l'anno scorso, no? A livello nazionale ci è stato detto di ridurre la temperatura interna degli ambienti di 1 grado. Ecco, ridurre la temperatura d'inverno o tenerla un po' più alta d'estate consente di avere, risparmi molto, molto elevati. Quindi dobbiamo gestire noi stessi queste temperature cercando di adattarci un po' anche a questi cambiamenti climatici, ma evitando di ragionare come si faceva in passato, quindi condizionatore acceso già a maggio con temperature molto basse e tenerlo acceso fino a ottobre, e questo sicuramente non giova. Ecco. Dobbiamo lavorare sull'edificio, sull'involucro, dobbiamo lavorare sui nuovi impianti e dobbiamo lavorare un po' anche su noi stessi, cercando di, appunto, come dicevo prima, di gestire al meglio queste tecnologie. Grazie mille. L'intervista di Pillole di Clima è arrivata alla fine. Speriamo che vi sia piaciuta e l'abbiate trovata interessante. Ringraziamo ancora il professor Semprini per aver risposto alle domande e auguriamo a tutte e a tutte una buona giornata. Buona giornata, grazie.